rame, una volta utilizzato come prodotto fitosanitario, rimane nell'ambiente, in particolare si può accumulare nel suolo e oggi siamo andati a discutere tutti i processi chimici che regolano la disponibilità del rame una volta che è entrato nel sistema suolo e quindi i processi di, ad esempio, assorbimento, desorbimento, di assorbimento da parte della pianta che possono avvenire in diversi tipi di suolo. E come questo influenza la disponibilità vera e propria del rame per la pianta e quindi come potenzialmente influenza il rischio che il rame pone nell'ambiente, andando ad evidenziare la differenza tra l'utilizzo di una concentrazione espressa come rame totale rispetto ad un utilizzo della concentrazione effettivamente disponibile per le piante, andando a spiegare come sia necessario a livello europeo una modellizzazione dei processi che avvengono nel suolo per definire meglio il rischio posto dal contaminante. Il rame quando entra nel terreno può fermarsi nel terreno, ad esempio per precipitazione, per assorbimento sulla sostanza organica del suolo, o può essere portato via con fenomeni erosivi e di lisciviazione, anche se nella maggior parte dei casi questi sono molto meno importanti. Quello che rimane nel terreno progressivamente va ad essere sempre meno disponibile per fenomeni di invecchiamento che avvengono naturalmente nel suolo. E ad esempio a diversi livelli di disponibilità, se il suolo è più acido è più disponibile, ad esempio, per i suoli più basici è molto meno disponibile, e in suoli ad esempio con una grande presenza di sostanza organica, anche qui la disponibilità verso la pianta e quindi il potenziale rischio è decisamente più basso. E questi rischi dipendono fortemente dalle caratteristiche del suolo e quindi tecniche di gestione del suolo che possano ad esempio aumentare la quantità di sostanze organiche nel suolo riducono molto il possibile rischio. Ho illustrato più la parte di teoria che sta dietro al rischio con l'obiettivo di evidenziare le tecniche che si possono andare a utilizzare per diminuire appunto la mobilità del rame nell'ambiente. La European Union Copper Task Force è un gruppo di società che difende l'utilizzo del rame in agricoltura e in particolare supporta l'approvazione dei sali di rame in Europa secondo il regolamento europeo. Nella mia presentazione ho cercato di illustrare quello che è lo stato regolatorio, lo stato normativo del rame in Europa e di elencare anche le attività in corso appunto della European Union Copper Task Force. Stato regolatorio del rame che sostanzialmente si trova in un momento molto importante in quanto finalmente le autorità competenti hanno evidenziato la necessità di sviluppare, come anche illustrato dal professor Padoan, una modellistica appropriata per valutare una sostanza come il rame che, diciamo così, si svincola un po' dalle sostanze organiche di sintesi, essendo una sostanza peculiare perché è un micronutriente. È già presente in natura ed è anche regolato da un meccanismo di omeostasi che appunto regola la sua concentrazione negli esseri viventi. E, diciamo, entro la fine di quest'anno come Task Force presenteremo quello che sarà il dossier per il prossimo processo di rinnovo europeo che vedrà auspicabilmente, diciamo così, una conclusione entro la fine del 2025. Noi ci dobbiamo confrontare con la normativa europea, quindi produrre una serie di studi che sono richiesti per cercare di dimostrare che l'utilizzo del rame è sicuro, secondo determinate, diciamo così, etichette, dosi, eccetera, eccetera. E come Task Force noi siamo convinti appunto della sicurezza dei prodotti rameici che devono però essere valutati propriamente, quindi come dicevo prima con un approccio diciamo diverso rispetto alle sostanze di sintesi, perché il rame è come dicevo una sostanza particolare già presente nell'ambiente. Il prossimo step vedrà diciamo così l'implementazione in Europa di questo approccio dedicato con la validazione di modelli che purtroppo ad oggi non sono ancora disponibili. È stato fatto un passo avanti dalle autorità competenti, come dicevo, da EFSA, con questo documento pubblicato nel 2021, che dice chiaramente che serve un approccio diverso e con, diciamo così, l'introduzione di concetti fondamentali
come ad esempio la biodisponibilità. Quindi un passo è stato fatto, ora bisogna adattare i modelli disponibili oppure validarne di nuovi, e questo verrà fatto insieme a, tra l'altro anche all'Italia giocherà un ruolo fondamentale in quanto Stato membro relatore, verrà fatto durante il prossimo processo di rinnovo che partirà alla fine di quest'anno. Le paure in generale sono legate al fatto che comunque il rame viene visto come un metallo, quindi il fatto che accumula nell'ambiente, effettivamente a certe concentrazioni può essere anche tossico verso alcuni organismi come gli organismi acquatici, però se valutato propriamente, ripeto, noi siamo convinti della sua sicurezza con determinate dosi, rispettando le etichette e, ripeto, implementando quello che deve essere un approccio dedicato alle sostanze come il rame. Il rame rimane una sostanza indispensabile per il trattamento di alcune patologie, soprattutto in agricoltura biologica dove i mezzi disponibili sono pochi, ma anche in agricoltura convenzionale dove comunque viene utilizzato insieme ad altri principi attivi. Considerando anche la bassa disponibilità di alternative, rimane secondo noi uno strumento indispensabile.